Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Francesco Acchiardi, anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Antonio Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao, sono Andrea Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao a tutti, sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao, sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Enzo Margiotta e anch'io ascolto sempre, ma sempre Radio Inizia il Campionato. Gentili ascoltatori, una buona serata dallo stadio San Paolo in Napoli. Benvenuti alla partita Napoli-Juventus, la partita più attesa di sempre. Oggi nel mio collegamento a Radio Gol 24 ringrazio ancora una volta Andrea Corallo, Giordano Borriello e anche Paolo. Intanto diamo il calcio d'angolo fuori del Juventus. Ancora il tiro grosso, non c'è nessuno. Ricordiamo velocemente le due formazioni che sono due formazioni ve lo dico, ma molto importanti. Allora, una partita molto molto importante questa Napoli fra Napoli e Juventus. Il Napoli che è schierata con maglia, calzoncini e pantaloncini neri e attaccherà da destra verso sinistra la Juventus, maglia gialla, pantaloncini gialli e calzettoni gialli, attaccherà da destra, da sinistra, da destra, scusate, verso sinistra, sinistra. Le due formazioni: il Napoli schiera un 4-3-3 con Reina in porta, Yusai e Albiol, Koulibaly, Rui. Poi in centrocampo Alan, Georgini, Amsic. In attacco Caion, José María, Caion, Dries Mertens, Lorenzo Insigne. Il capitano è Marek Amsic. La Juventus con un 3-5-2, Buffon in porta, De Ciglio, Benatia, Chiellini, Samoa, difesa, centrocampo, Khedira, Pjanic, Matuidi, in attacco Dybala, Costa a coprire l'unica punta che è Higuain. Quindi un 3-5-2-1, è un 3-5-2-1 perché questa promozione. Il capitano è sempre il portiere Gianluigi Buffon. Velocemente due panchine. Allora, Chirica, Zavara, Giaccherini, Leonardinho, Maggio, Maximovic, Onas, Raffaelli, portiere, Rog, Scarf, Sepe, portiere Zielinski. Questi sono i disponibili per il Napoli, per Juventus: Alessandro Barzagli, Betancur, Bernadeschi, Quadrado, Marchisio, De Sciglio, Pin Soglio, il portiere Rugani, Sturaro, Szczęsny, che è il portiere. Disponibile Napoli: Gulam, Milik, per la Juventus, Dick Steiner, Mario Mandzukic. L'allenatore è Maurizio Sarri per il Napoli, per la Juventus è Massimiliano Allegri. Allora, l'arbitro di questo match sarà Orsato. Gli assistenti, i guardarine sono Di Fiore e Manganelli. Il quarto uomo è Doveri. Il primo assistente alla VAR è Rati. Il secondo assistente alla VAR, che è la VAR, è Aureliano. Allora, ancora una partita molto bella, molto importante. Si è visto in questi 7 minuti di gioco una buona Juventus. Si è vista in questi 7 minuti di gioco. Anche il Napoli sta facendo dei tiri, delle azioni a un livello straordinario, molto importante. Il pallone va a Gianluigi Buffon. Benatia. Il pallone parte a Samoa, che lo dà al numero 14 Matuidi. Non è stato fermato Matuidi da Onas, ma Matuidi da Yusai, chiedo scusa, da Yusai, da Yusai. Onas non gioca, chiedo scusa, Onas è in panchina. Allora,
Intanto già rebattuto, l'hai messa andare il Napoli. C'è il pallone profondo per Benatia. Ancora il pallone per il quarto, Benatia. Ancora in mezzo, non c'è nessuno. Lì indietro, ci prova la Juventus, ma il Napoli è molto fermo e deciso. La squadra di Maurizio Sarri è decisissima in questi primi minuti di gioco. Si è decisissima la Roma, scusami, il Napoli. La Juventus adesso sta attaccando molto molto bene, la Juventus, però non è che qualcosa di buono lo stia facendo a livello molto importante, a livello molto importante, però è sempre un buon momento. Ancora c'è intanto una messa con le mani fuori la squadra di Maurizio Sarri. Ha proposto un 4-3-3. Poteva mettere Mertens indietro a centrocampo, però ha preferito mettere Kayon Mertens Insigne perché lo voleva fare. E allora intanto è molto importante che tutti quanti seguiate la partita, perché è davvero 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 importante. Allora, intanto il pallone per Pepe Reina, che deve battere questa rimessa dal fondo. Pepe Reina, vediamo che non parte ancora Pepe Reina. Ancora lo scambio per Dries Mertens, Maria Gianluigi Buffon. Intanto bravo Buffon a prendere questo pallone, Gianluigi Buffon. Il Napoli deve continuare a giocare come ha sempre giocato, deve continuare a fare un buon risultato il Napoli. Intanto deve la Roma ha vinto 3-1 sulla SPAL, che è andata in 10 uomini. E allora ancora il pallone è per José Maria Kayon, che scambia per Jorginho. Ancora il pallone per Hamsik, all'in indietro per Allan, scatta Allan, pallone passa a Yusai, ancora Yusai, il pallone adesso va per il numero 23, Yusai di nuovo. Allora il Napoli è adesso tutto oltre la metà campo, perché deve attaccare, vuole andare a prendersi la partita, lo deve fare, perché da una prima della classe ci si aspetta moltissimo, la prima della classe, quindi questo è qualcosa di importante, è qualcosa di importante, quindi ci può stare che il Napoli faccia qualcosa di molto importante. Diciamo che la Juventus ha due turni difficili nel nostro campionato di calcio, perché domenica, la settimana prossima, proprio la settimana prossima, la partita contro l'Inter, quindi una partita molto importante questa, che deve vincere la Juventus, perché entrerebbe in una crisi molto profonda. Si gioca allo Juventus Stadium sabato 9 dicembre alle 20:45, Juventus Inter, che vi proponiamo sempre qui in diretta. Allora, il pallone ancora per Mertens, che se lo va a rubare, arriva il pallone per Benatia, parte il pallone, passa a Khedira, in mezzo c'è il tiro, rete, Gonzalo Higuain, 1-0 della Juventus. Mamma mia, ha segnato la Juventus, gentile agli ascoltatori. Ha segnato il Pepita Gonzalo Higuain. E allora adesso deve andare la Juventus, deve continuare ad andare sempre di più. E allora
Diciamo questo. E allora diciamo che adesso deve rimontare il Napoli. Intanto, quando è segnato qui con Zale Higuain, ci sono stati i fischi proprio per l'ex il Pepita con Zalo Higuain. Quindi purtroppo non è un non è qualcosa di buono per il Napoli. Ancora il Napoli deve continuare ad attaccare, il Napoli deve andare fino in fondo, perché ha perso in quel momento un po' di lucidità e quindi non è riuscita ad attaccare, ma neanche a difendere, e si è fatto perdere il pallone. Adesso vediamo il rivediamo se era, sì, era la posizione, era tutta regolare, era regolarissima la posizione, quindi ha giocato con uno schema 4-4-1-1, questo schema, quindi uno schema molto buono che ha usato per andare al gol. Ancora diciamo che il Napoli adesso deve rincorrere il gol. Gioca Pepita Higuain dopo che si è tenuto tutta la settimana perché ha dovuto operare la mano, però è riuscito ad andare in campo fino all'ultimo secondo. Intanto un altro sbaglio e quindi una rimessa regalata alla Juventus. Adesso il Napoli veramente sta andando in netta difficoltà, il Napoli sta andando in netta difficoltà e non può sbagliare il Napoli. E quindi Buffon che veramente fa uno sbaglio, regala il pallone a Dries Mertens e c'è il il fallo sul numero 5 al Biol, e quindi Allan, e quindi è difficile che il Napoli riesca a segnare, perché il Juventus stesso è veramente arrembante, la Juventus, quindi deve continuare ad andare fino in fondo la squadra di Maurizio Sarri, perché sta sbracciando Sarri adesso dopo il gol preso. Calcio di punizione in favore della squadra di Maurizio Sarri. Vediamo, ci va Giorginio in mezzo, il colpo di testa, il cross, non c'è nessuno, e quindi c'è una rimessa con le mani in favore della Juventus, no, è del Napoli, sembra così dalla nostra postazione nella tribuna stampa qui allo stadio San Paolo di Napoli. Quindi diciamo che questi stadi, questo del Napoli e quello della Roma, sono simili, diciamo. Però torniamo un attimo alla live. C'è un tiro, non arriva il pallone, viene recuperato dalla Juventus, che a sua volta si fa rubare anche dal giocatore Giorginio. Bravo Giorginio, sta comprando un sacco di pallone. Giorginio deve continuare così, Giorginio, e deve andare fino alla fine così ad andare per bene. Ancora il pallone per il tiro cross di Lorenzo Insigne a José María Callejón. Applaude Insigne per la giocata. Intanto dopo il gol si sta vedendo molto più il Napoli, sta vedendo ora anche un cartellino giallo dice per la botta ricevuta. Questo lo ha detto all'arbitro Orsato, ma Orsato non poteva andare a dare il cartellino giallo perché il gol c'era. Se c'era qualcosa di sbagliato da cartellino rosso, lì potevano andare a vedere con il VAR, ma non si è potuto vedere perché non era una partita, non era una scalmazione da cartellino rosso. Quindi l'ha chiesto Orsato, ma Orsato non poteva dire sì, il giallo c'era. No, non ha potuto dire perché il gol comunque è stato convalidato. Ancora il pallone per Giuseppe Maracheon, per il fan della Masic. Buffon in calcio d'angolo, Gianluigi Buffon, grande Buffon, Marek Hamsik, che tiro, che botta di Hamsik.
Siamesi che ha fatto una botta davvero davvero importante. Davvero una botta molto molto importante, e quindi è qualcosa di straordinario. Amsic sta facendo qualcosa da capitano davvero davvero eccezionale. Allora, ancora vuole andare il tiro in mezzo, ancora il Napoli, ancora il pallone per Allan. Sbaglia con Insi, sbaglia proprio con sbaglia proprio il tiro cross. Allan si va anche a recuperare il pallone. Allan, rivediamolo. No, sì, prova a recuperare il pallone, va a fare fallo sul giocatore della Juventus Dybala. Allora, veramente una buona Juventus in questi casi. Siamo la Juventus è a meno uno adesso dal Napoli, però dobbiamo dire che se finisce così, no, l'Inter ha la speranza di scavalcare il Napoli vincendo la partita contro il Chievo Verona allo stadio Meazza in San Siro. Quindi potrebbe recuperare la potrebbe prendere la testa della classifica, ma il Napoli non si arrende, il Napoli non molla. Sarri si sta sgolando, lo vediamo nel nostro monitor di servizio qui in tribuna stampa. Vediamo che veramente sta urlando, perderà sicuro la voce Sarri, e allora deve continuare ad andare. Ancora è in un buon momento la Juventus, però adesso non è che sta andando ad attaccare, quindi deve proteggersi, e se nel momento migliore prende il gol la Juventus, vuol dire che non è che dopo il gol si è veramente sbizzarrita, dire si abbia preso un gol, abbiamo fatto gol, chiedo scusa, è a continuare ad andare. Il Napoli sta veramente dicendo abbiamo subito un gol, noi dobbiamo continuare ad andare nell'area di rigore a tirare. Amsic, il pallone per Giordano Gaion, in mezzo per Amsic, che scambio Amsic Gaion, e poi non ci arriva Amsic di nuovo. Mamma mia, che errore, mamma mia, gentile ascoltatore, un errore davvero madornale. Intanto è che è un po' troppo falloso il Napoli in questi minuti. Amsic ancora non c'è il pallone. Dybala per Dybala, adesso il pallone per Dybala, murato il pallone per Dybala da Raul Albiol, bravissimo Raul Albiol a murare, quindi ha fatto quello che doveva. E allora, quindi la Juventus deve di fare qualcosa di più a Juventus, diciamo la verità. Higuain si sta arrabbiando un pochino, Gonzalo Higuain, il cross in mezzo, c'è l'errore, il tiro sul fondo, il tiro di Matuidi, un tiro sprecato proprio. Allora, è una partita davvero bella che stiamo vivendo qui dallo stadio San Paolo. Intanto era Benatia e non Matuidi. Tiro! C'è stata, non deviazione. Mi sa che c'è rimessa al fondo, no, tutti in area di rigore, quindi c'è il calcio d'angolo, quindi Yusai è stato murato. Yusai, allora, ancora il calcio d'angolo verrà battuto, fischio orzato, vuole andare ancora, vediamo chi batterà il calcio d'angolo. Mio, va Yusai in mezzo, Buffon, para Gianluigi Buffon, però c'era un fallo
su Buffon visto da Orsato. Quindi Orsato prende e fischietto. A me si è fischiato in bocca, ha dovuto fischiare perché c'era un fallo. C'è il giallo a Chiellini intanto, c'è il giallo a Giorgio Chiellini per un po' di proteste. Quindi il primo giallo è da dare a Giorgio Chiellini, giocatore della Juventus. Adesso siamo arrivati al 23esimo e 10 secondi, Napoli 0 Juventus 1, segnato l'ex del match, il Pepita Gonzalo Guin, che anche esultato abbracciandosi con Dybala. Sono partiti i fischi, tantissimi fischi sono partiti qui al San Paolo. Non potete neanche immaginarvi che è stato l'opera dei fischi da parte di tutta tutto lo stadio, distinti curva nord, curva sud. Il cross non ci arriva, José María Caion, e quindi si è prendata una rimessa dal fondo. Ancora molto importante la partita, sta andando molto bene la partita per sembra che c'è un calcio, no, è un'azione precedente. Semplicemente calcio ancora per la Juventus. Allora il pallone che viene preso dalla squadra di Massimiliano Allegri, ancora la Juventus che vuole continuare ad andare, ma intanto c'è una rimessa di area battuta per il Napoli, quindi è molto molto importante vedere questo bellissimo match e ascoltarlo, soprattutto perché in radio si possono vivere tantissime emozioni, si può capire da come è l'intensità della voce quello che succede relativamente in campo. E allora sta per andare la squadra di Massimiliano Allegri, parte il pallone per Khedira, il tiro, parata di Pepe Reina, grande Reina, ha fatto veramente qualcosa di eccezionale. Pepe Reina veramente ha fatto qualcosa di eccezionale. Pepe Reina, a dire la verità, doveva provare a fare qualcosina, diciamo, di più. Questa è la verità. Ancora il pallone, vuole andare la squadra di Sarri, che veramente sta concedendo un po' troppo alla Juve. Diciamo che deve chiudersi in difesa, se si apre la Juventus segna, come ha fatto prima il Pepita Gonzalo Higuain. Non voglio essere troppo a fuori la Juventus e poco a fuori il Napoli, quindi ve lo dico. Potete anche interagire con noi nella nostra radio cronaca, quindi scriveteci nella diretta. Il cross in calda manda il pallone in calcio d'angolo, Giorgio Chiellini. Calcio angolo per la Juventus quando siamo arrivati per il Napoli, quando siamo arrivati al minuto 26 e 25 secondi. Napoli 0 Juventus 1, segnato Gonzalo Higuain. 3 corner per il Napoli, 2 per la Juventus. Lo andrà a battere Usai. Il cross in mezzo, non ci arriva nessuna maglia grigia, diciamo, del Napoli. Vi ricordo che i cancelli sono stati aperti dallo stadio San Paolo, diciamo, per le 17:30, perché in poco tempo già distinti siamo tutti, il settore distinti è tutto riempito, quindi c'è tantissima, più di 50.000 e passa di spettatori sono qui al stadio San Paolo. Ancora
solo errori da parte del Napoli, che adesso anche fortunato a recuperare il pallone Hamsik, deve dare il pallone per Lorenzo Insigne, il cross in mezzo non ci arriva nessuno, allora il Napoli deve ripartire all'indietro ancora, c'è Allan ancora il pallone che torna indietro per Al Biol. Va il pallone a calcio di Koulibaly, ancora al Hamsik, il pallone in mezzo per Yusai, ancora Hamsik, il pallone all'Alan, ancora il cross in mezzo di Mario Rui, quindi non c'era nessuno. Intanto il pallone viene recuperato dal giocatore del Napoli. Vediamo se c'è un giocatore in Napoli a terra, vediamo, si rialza, niente di che, riprende il pallone Yusai, intanto un dribbling, non c'è riuscito a concludere questo dribbling in un momento di 3, Yusai quindi deve per forza continuare ad andare al meglio, migliorando minuto dopo minuto il Napoli. La Juventus sta adesso difendendo in una maniera incredibile, perché non sta facendo passare un pallone nell'area di rigore. Ogni tiro cross è sempre o sbagliato dal Napoli o recuperato dal Juventus, quindi fanno sempre sbagliare, sporcare i tiri da parte di tutta la squadra del Napoli. Dobbiamo sbagliare il gioco del Napoli, ancora il pallone per Insigne, ancora il pallone viene scambiato con Jorginho in mezzo, nessuno ancora, il capitano Hamsik non ci arriva, allora c'è il pallone preso dal numero 22 Asamoah del numero 22 Juventino, ancora il pallone per Sami Khedira, ancora il cross, ancora vuole andare la squadra di Massimiliano Allegri, ma non ci arriva, perché prima arriva il numero 33 Al Biol, non ci arriva proprio il numero 5 Pjanic, quindi ci arriva prima Al Biol la passa a Reina la passa a Koulibaly, adesso il pallone è per Yusai, il tiro non ce n'era nessuno nel tiro di Yusai, in rimessa con le mani in favore della squadra bianconera, quindi deve stare molto attenta la squadra bianconera a non subire un gol, perché sennò è bruttissimo subire il gol del pareggio e ricostruito da capo. Sta adesso facendo bene lo difensivo, qualcosa di più. Allora, ancora il pallone viene già rimesso in campo Costa. Sbaglia Costa, incredibile tiro, Buffon in calcio d'angolo, Gianluigi Buffon, e il tiro di Lorenzo Insigne, mamma mia che prodezza di Lorenzo Insigne sull'errore di Costa, mamma mia Lorenzo, e Buffon para, calcio d'angolo intanto per la squadra partenopea. Ancora il vediamo, ma sempre Yusai, il cross in mezzo, non c'è nessuno, Buffon, miracolo, e sbaglio numero 23 Yusai, mamma mia, sbaglia proprio il numero 23 Yusai, sta veramente andando a sbagliare qualcosa di brutto, non lo può fare il Napoli, non si può permettere queste brutte figure. Ancora molto pressante il pressing da parte della squadra azzurra nei confronti della Juventus. Il pallone ancora per De Sciglio, c'è la messa con le mani fuori della Juventus. 32esimo minuto, sempre 1-0 per il Napoli, sempre 1-0 per la Juventus, ha segnato con Nzali Wayne, il 1-0 per la Juventus,
ancora il pallone recupera Matuidi, ancora Matuidi, dà il pallone a Benatia, Benatia ancora, sbaglia Benatia, recupera il, voleva dare, ha regalato il pallone al numero 5 all'An del Napoli e non c'è riuscito a passarlo al capitano Amasic. Intanto c'è stato un fallo ai danni, un fallo, c'è stata una rimessa con il mani fuori della squadra a parte europea, il pallone per Yusai che per la coprina si è mangiato quel grande gol, lo scambia con Albiol con Giorginio, Giorginio con Calvi, con i belli Amasic, Yusai ancora, Yusai il cross in mezzo, vuole andare teso, non riesce, allora recupera il pallone il Napoli tra due minuti entreremo negli ultimi 10 minuti del primo tempo. Napoli 0 Juventus 1, ha segnato l'ex di quel match il Pepita con Gonzalo Higuain, ancora il Napoli che vuole andare, ci vuole provare, Caglioni in mezzo, non c'è nessuno e il pallone va a Asamoah che è prestato due giocatori del Napoli, il pallone va a De Sciglio, lo spazza via il Napoli, però copre un buon pallone il Napoli, non deve fare errori, sbaglia anche il Napoli che sta facendo un sacco di errori, il Napoli non si può permettere dopo essere passata in svantaggio, quindi recupera il pallone, lo recupera per fortuna il Napoli con proprio con Giorginio che lo ridà a Pepe Reina. Venere a sua volta scambio corto con Calidu Koulibaly. Calidu Koulibaly ancora spazza il pallone e lo dà a Yusai con i Koulibaly, il pallone per Allan, ancora il pallone per Giuseppe Maria Caion che voleva fare un tipo un piccolo sombrero su Costa, ancora c'è, intanto c'è una posizione di offside chiamata proprio di Giuseppe Caion dall'arbitro Orsato che a sua volta è stata detta dal secondo assistente che è Manganelli per quanto riguarda i fuorigiochi. Ancora il pallone in favore della Juventus, ci prova, siamo entrati negli ultimi 10 minuti del primo tempo, il Napoli recupera una bella rimessa con le mani e incita il pubblico, incita il pubblico partenopeo a sostenere la squadra, stiamo sentendo una borgia per quanto riguarda i giocatori del Napoli appena prendono il pallone. Come lo riprende Juventus, fischi, c'è il fallo proprio di Calidu Koulibaly ai danni di Mattia De Sciglio, il giocatore ex Milan, che non ha fatto l'ex Milan, quindi sono scambiati, il De Sciglio ex Milan è andato alla Juventus, Bonucci ex Juventus è andato al Milan, quindi sono scambiati due giocatori, il Napoli e Milan. De Sciglio però gioca una squadra che ne sta giocando veramente bene, è adesso a meno uno dal Napoli, questo scontro diretto deve vincere una delle due squadre. Caion, il pallone a Lorenzo Insigne scambiare corto, il tiro a Lorenzo Insigne, Buffon! È semplicissimo per Buffon, guarda questo pallone, non c'è riuscito ad arrivare nessuno perché ha dovuto tirare Lorenzo Insigne, perché se no era tutto chiuso Lorenzo Insigne. Ancora un buon pallone, bravo Allan, si fa trovare una bruttissima adesso posizione Mertens, che poteva prendere un buon pallone di Mertens. Pallone ancora per Yusai, Calidu Koulibaly, il pallone per Allan, ancora Allan, il pallone lo scarica per Mertens voleva scaricare per Lorenzo Insigne, ma non ci arriva nessuno, di testa bravissimo Giorginio, ancora il pallone per Anek, Marek, il pallone per Kayekon, no mamma mia Kayekon,
che errore Gaion, però si guadagna il Napoli, un bel calcio in angolo, e ci va Giuseppe Caglie con dalla bandierina. E vediamo cosa fa il Napoli. Parte Caglie con Allan sul fondo, Allan sbaglia. Allora non deve sbagliare più il Napoli, perché sia Allan che Yusai hanno sbagliato due tiri che potevano cambiare la svolta del match in un pareggio. Cioè, intanto c'è un no, recupera il pallone del Napoli, però c'è un fallo fischiato da Urassato ai danni il numero 6 Rui. Il fallo è stato fatto da Douglas Costa, giocatore ex Bayern, comprato quest'estate dalla Juventus. Ha subito tre falli il Napoli, 4 alla Juventus. Riparte la Juventus, 3 contro 2. Il pallone non ci arriva, il tiro molto alto di Dybala, molto molto alto di Dybala, che ha dovuto andare al tiro, ma non è più a Sarri. Abbiamo visto Sarri, non è piaciuto a Sarri come ha perso il pallone il Napoli, e quindi deve stare molto ma molto attento. Poteva subire il 2-0, però è stato portato a tirare subitissimo il giocatore della Juventus, Paolo Dybala, e quindi doveva continuare a fare qualcosina di più. Ancora il pallone per Marek. C'è uno scambio con Albiol. Rui, il pallone va all'An, ancora lui, il pallone va al numero 23 Yusai, torna il pallone a Rui, il pallone ancora. Tutto questo è successo a Napoli perché Napoli aveva creduto in lui. C'era una nel Real Madrid non stava andando molto bene, e quindi aveva il Pepita Gonzalo Higuaín non faceva bene al Real Madrid. Diciamo che Higuaín non hanno magari fatto discutere più di tanto ha fatto discutere più di tanto nel calciomercato italiano, però c'è stato molto amarezza quando sono andati via. Il pallone adesso andiamo in diretta ancora con il pallone per Jorginho, che lo sbaglia completamente, lo regala alla Juventus. Ancora c'è un grandissimo Allan che è andato a fermare Costa. Calcio di Koulibaly, lo scambia con il numero 6 Yusai, ancora Yusai, ancora il pallone Yusai, ancora Yusai che deve tornare indietro per Mario Rui. Mario Rui lo scambia con il capitano, si chiama Mario Rui. Idris Mertens, subito Gianluigi Buffon. In realtà è una partita molto importante. Recupera il pallone Pjanic, ancora Pjanic, una partita molto importante, quindi deve portare a vincerla il Napoli. Deve andare anche a dei livelli importanti il Napoli. Ancora il Napoli che vuole andare. Intanto siamo arrivati negli ultimi due minuti di questo primo tempo, vedremo se ci sarà il minuto di recupero. Intanto c'è il numero 6 che tira della Juventus, che è a terra. E allora si va un po' a rifocillare il numero 4 Benatia. Abbiamo visto rivediamo intanto il gol in nostro momento di servizio. Proprio del Pepita con Zari Wayne, bravo Dybala a servire perché aveva caduto Koulibaly, seguiva Dybala, non hanno visto con Zari Wayne, e quindi quando l'hanno servito era troppo, quando l'hanno visto era troppo tardi, e quindi hanno lasciato andare proprio a Higuain da solo, andare a segnare. Intanto diciamo qualcosa in più di questa atmosfera, di questa attesa molto molto in questa attesa molto molto importante, quindi per il recupero di, quindi la parte molto importante, qualcosina
diciamo, di più il Napoli. Il pallone il numero 23 ce l'ha Kayusai, lo scambia con Allan, ancora un buon tempo che riesca a fare, perché usciamo a dirlo la nostra postazione, perché vediamo è Nannini, mi aveva il Pjanic, quindi mi aveva il Pjanic anche. Diciamo che questi due minuti di recupero finiranno, e si sta giocando in maniera blanda, in maniera poi in maniera blanda, quindi a ritmi lentissimi. Stanno, sono un po' arrabbiati i tifosi del Napoli, hanno fischiato contro Orsato, quindi sono già persi un minuto, perché da 45 e 30 secondi a 46 30 secondi non si è praticamente giocato, quindi adesso sono gli ultimi diciamo 30 secondi di recupero. Vediamo se farà allungare anche gli altri 30 secondi per recuperare quel minuto perso proprio. Ancora il pallone torna all'indietro per Kadio Koulibaly, che scarica per Yusai. Ancora Yusai. Vai Yusai, dai il pallone a Mario Rui. Mario Rui lo dà di nuovo a Yusai. Il tiro di Yusai, un passaggio, lo prende il a Benatia, ma l'arbitro Orsato non dà 30 secondi in più e quindi finisce qui il primo tempo. Napoli 0 Juventus 1. Gonzalo Higuain, e quindi va avanti Gonzalo Higuain, va avanti, tutti guardano a Dybala col pallone. E poi è intelligente Dybala, passa Higuain, perché nessuno sta marcando Higuain, e quando lo fanno è troppo tardi e segna. Proprio Gonzalo Higuain voleva Higuain quando era a parlare con Orra.